prossimità di Auride si sentono la tempesta e un vento monotono. Artemide è adirata, è lei ad alzare i venti contro di noi. Compiamo il sacrificio e partiamo verso Troia. Verso l'oro di Troia! Per Artemide, il dono più appropriato. La libazione voluta da Artemide è Ifigenia. Voi non avete sangue di uomo, nelle vene! Tu, Agamennone, e non un altro, sei stato scelto per questa tremenda prova. Perché? Quale fanciulla non è desiderosa di abbracciare il suo sposo? Ifigenia! Sarai felice, figlia mia! Non accadrà mai, Menelao! È un'impietà! Sono destinata a pochini. Oh, sì! La mia mente era confusa! Ma come potevo credere allora di essere in grado di sacrificare la mia bambina? Io non immaginavo che il potere avesse un prezzo così alto. Mi trovo davanti al divino Achille. Patroclo, si sta preparando un matrimonio il cui sposo, dicono, sia io. E a me non viene detto nulla. A me, al divino Achille! Non è tua! No, non è tua! Non è tua! Non è tua! Non è tua! Di chi sarà Ifigenia? Fermatemi! La legge che ho imparato io dagli dèi non si fonda sulle pietà. Io lotterò! Può perire il mondo intero, padre. Ma la giustizia deve compiersi. Purché tu non sei innamorato. Ifigenia non verrà immolata, né oggi né mai. Quali parole ti devo dire perché tu possa leggere davvero il mio cuore? Come farmi comprendere da voi? Guardali! 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 Non lasciarmi sola! Tra gli uomini delle tenebre, io ho paura dei misteri che avvengono sottoterra, ho paura dell'altro mondo, degli uomini, della morte! Ifigenia, che pensi? È difficile. Molto più preziosa, si tratta della mia morte.